Ciao a tutti, sono Ingegner Massari, benvenuti nel mio laboratorio. Come vedete, dietro di me non c'è nulla, sembra una specie di ostia, oppure tanta panna che mi circonda. Signor Massari, ho capito che voi volete fare la ricetta, cosa, il dolce, però non lo so, cioè, non, per carità, va bene che uno dice, mo faccio il pasticcere, faccio questo, la panna e cose, ma io non lo so, cioè, Oggi vi voglio spiegare come fare lo strudel di mele, un dolce molto nordico, un dolce che va trattato con i guanti gialli, anche se a lui il giallo non piace tanto, preferisco e consiglio i guanti neri, che così lui rimane più tranquillo e più rilassato. Ah, io ce l'ho bianchi, però loro proprio non. Cioè, per carità, ce l'avessi avuto neri, allora sì, ma bianchi proprio, cioè, non posso proprio fare niente. Vabbè, cioè, non. Lo strudel di mele non si fa con le mele, perché io vi svelo un grande segreto dell'altissima pasticceria, del Monte Silvano ovviamente, che dice che lo strudel e le mele notoriamente litigano. Io ricordo di aver sentito una notte in pasticceria, perché io dormo in pasticceria nel laboratorio, mi alzai alle 3 del mattino e sentii gridare. Andai verso gli strudel che avevo preparato precedentemente e sentii delle urla strazianti e capii che erano loro che litigavano, lo strudel e le mele interne. Allora tolsi le mele e si calmarono tutti. Cioè, niente di meno alle 3 del mattino vi siete alzati. Cioè, allo strudel con le mele proprio non. Cioè, non è che lo. Io voglio. Non è che voglio lo strudel con le mele per forza. Va bene. Come mi ha svelato molti anni fa un mio lontanissimo cugino di Pescara, lo strudel di mele non va fatto con le mele, come dicevo poc'anzi, ma va fatto con le percocche, perché le percocche non fanno litigare i due ingredienti insieme. Con le percocche sono molto calme, molto tranquille, quando vengono inserite dentro in cottura si adagiano sulla pasta e l'accompagnano nella cottura fino alla fine. Potrete gustare degli strudel di percocche. Sentite come suona bene. Lo strudel di percocca, non l'ho mai sentito, però cioè, se voi massare dite che va bene, allora va bene. Cioè, dove posso trovare le percocche? Perché non lo so, cioè, al supermercato non ci stanno. Cioè, non. C'è un piccolissimo problema. Le percocche non si trovano in natura, bensì vengono coltivate in cattività. Io ne coltivo 5-6 all'anno massimo, le faccio nascere io pian piano con l'ostetrica proprio, soffrono molto, non le allontano dalla mamma per un po' di tempo, circa 3 mesi, dopodiché le lascio libere prima di cucinarle. Signor Massare, per carità, cioè non voglio, però ci sta una fetta di torta al cioccolato, almeno sto più tranquillo. Cioè.